La FIRCB è una componente della Protezione Civile Nazionale. Di cosa si occupa nel dettaglio la FIRCB? FIRCB appunto nasce come comunicazioni radio sul territorio a livello nazionale, dopodiché nove anni fa da un congresso in Sicilia è nato il modulo di assistenza per 250 sfollati, quindi si occupa all'interno di gestire e creare soprattutto un campo a partire dalla segreteria, la gestione, la cucina e tutto quello che riguarda in pratica 250 sfollati, l'assistenza in pratica di tutte le persone che intervengono all'interno di quel campo. Ultimamente dal congresso appunto di quest'anno in Liguria è nato anche la parte dell'idrogeologico, in pratica con l'intervento con pompe o motoseghe a supporto in pratica delle città, i comuni in cui hanno bisogno di questo tipo di intervento. I numeri che la FIRCB mette a disposizione della Protezione Civile Nazionale. Dunque, la FIRCB è composta da circa 280 associazioni per circa 4.000 volontari dislocati appunto su tutta Italia, dove qui in pratica in Abruzzo ha 7 associazioni, una a Teramo e 6 a Chieti, fra cui CB Ortona, e quindi abbiamo un parco di circa 4.000 volontari a livello nazionale e 200 qui sull'Abruzzo. Gli ultimi interventi di FIRCB? FIRCB a livello nazionale è intervenuta in appoggio, in aiuto alla Regione Marche come FIRCB al campo di Arquata del Tronto nella gestione della cucina in pratica al campo di Arquata. Nella galassia FIRCB la sezione di Ortona che peculiarità ha? Dunque, l'associazione di Ortona ha circa 40 volontari e soprattutto è presente in tutti i team, in tutte le componenti, sia a livello di segreteria per quanto riguarda l'unità di crisi, la logistica e le comunicazioni radio. Diciamo su tutti i settori, i team che la FIRCB rappresenta, Ortona le ha in tutte le sezioni.